Giuseppe Diara, altro straordinario artista ragusano, da una personalità molto incisa, interessante, una poetica nella pittura che non teme confronti neanche con i più grandi artisti oggi, insomma, viventi. Diara di recente ha sperimentato questa pittura figurativa con frammenti di vita e di umanità. Ecco, spiegaci qual è il tuo mondo, perché queste figure misteriose avvolte da questa calda atmosfera? Ma io cerco di rappresentare con la pittura, di esprimermi con la pittura tutto ciò che penso. Praticamente è tipo un film, dei fotogrammi che io rappresento. A volte mi basta semplicemente ciò che vedo. Posso vedere un paesaggio, qualcosa così. Altre volte invece rappresentano ciò che io ho vissuto nella mia vita, sono dei fotogrammi. Di norma, cioè, fino a poco tempo fa, i miei lavori erano soggetti statici, adesso c'è un movimento, significa che c'è del cambiamento. Ecco, si direbbe quasi cogliere l'attimo fuggente, cioè Diara è il poeta dell'aria, quasi come se quell'attimo per lui fosse una sospensione, un sospiro, no? Quest'ansia, quest'inquietudine della vita, in fondo è quella che forse ci fa meglio apprendere le forme, l'essenza. In fondo la sua pittura è questo, diciamo, rivelare il momento fuggente di una vita, di un'inquietudine, che in questo caso credo che abbia un po' a che fare con un racconto autobiografico di Chiara.